Oggi ci troviamo in quella di Varenna, sul lago di Como, ad intervistare una pittrice, Anna Maria Rivolta, che in funzione dell'acqua del lago, lei trasporta l'acqua degli acquarelli su carta, su tela. Su carta. Mi dica, è molto che dipinge? Sì, è sempre stata la mia passione, dopo la scuola d'arte, così io ho proseguito sempre con la tecnica dell'acquarello, che è la mia tecnica, diciamo, sono proprio nata acquarellista. Questo bisogno di realizzare immediatamente e con il supporto della carta, che è un elemento vivo che ti dà delle emozioni e dei risultati a volte inaspettati e con delle sorprese affascinanti. Certo, lei però non è di Varenna. No, io sono monzese e sono a Varenna da 23 anni. Prima avevo uno studio, un bello studio in centro a Monza, però mio padre, che era un fotografo, mi portava sempre da bambina anche sul lago di Como a Varenna e mi ha fatto innamorare del lago e di Varenna soprattutto, e allora ho venduto lo studio e mi sono trasferita qua sul lago. Ci può magari descrivere un po' la sua tecnica, perché vedo che un po' usa anche tecniche, sì, un po' varie, diciamo. Sì, un po' forte. La tecnica dell'acquarello è proprio la mia tecnica e la realizzo anche in modo diverso, magari più un pochino più figurativo, un po' più realista. Per esempio questa è una punta di Varenna, è sempre comunque con queste macchie, non è mai molto preciso, bisogna sempre un po' fluorescente. Tipico della Varenna. Ecco, questa per un'altra, se riesci a... Sì. Questa è sempre un'altra punta di Varenna, però molto più impressionista e su una carta bagnata che dà degli effetti diversi. E poi ho anche delle tecniche miste, che ce n'è una appoggiata là, che non sono più acquarelli, sono realizzati su tavola di legno o tela, e preparo le tele con delle sabbie, poi c'è anche la foglia oro, e crea un effetto sempre comunque con il colore liquido o semiliquido degli inchiostri e degli acrilici. E poi ho anche un piccolo torchio per realizzare delle acqueforte e acquatinta, che anche quella è un antico metodo di stampa molto affascinante. Non è facile, io sono allieva del maestro Gigi Pedroli di Milano, che ha ancora la bottega proprio sul Naviglio, di questo centro dell'incisione, e ho frequentato per 2 o 3 anni. Ce lo spieghi un po' più in dettaglio, quello dell'acquaforte, che può interessare? Sì, l'acquaforte è, appunto, si chiama acquaforte, l'acqua non c'entra assolutamente niente, perché nel Medioevo per incidere queste lastrine di zinco o di rame serviva l'acido nitrico, e allora veniva chiamato l'acqua forte, ma l'acqua non c'entra niente. Si disegna su queste lastrine di zinco o di rame, prima si incera, poi si disegna con l'abolino, che è una punta d'acciaio, si traccia questo, si segue il disegno togliendo la cera. L'acido, quando poi viene messo nell'acido, l'acido corrode solo dove è stata tolta la cera e crea un solco. In questo solco entra l'inchiostro, poi si ripulisce bene tutta la lastrina, si appoggia sul torchio e il rullo schiaccia la carta contro la lastrina, resta impresso dove è stato inciso. Va bene, se mi vuole descrivere qualche quadro in particolare. Per esempio quelle oche. Ah, beh, la scelta delle oche è un po'
un po' come un gioco, le oche tutte in fila, a me piacciono molto gli animali, oppure le caprette, o i gattini, i cagnolini, e ho creato così una, che piacciono molto, un po' una serie di giocosi animali. Ecco, se volesse anche magari mostrarci come sì, si può, la sua tecnica. Posso, sì? Posso fare qualcosa? Qui avevo già messo un disegno del cielo. No, ho sporcato l'acqua. Si fa il colore deve scorrere sulla carta, deve scivolare, non deve sentirsi il pennello grattare sulla terra, deve scorrere e creare delle macchie. E naturalmente si devono lasciare gli spazi bianchi per i primi piani e per tutti i soggetti in bianco, perché il bianco è un colore già esistente. Ricavato dalla carta. È la carta che dà sì il bianco. Poi con più è trasparente il colore, con più l'acquarello è fresco e bello. Qui c'è del glicine. Poi ci sono appunto vari modi per dipingere d'acquarello. Si può bagnare la carta e si creano degli effetti diversi, più impressionisti. Se no, io uso già molta acqua e dipende, a volte bagno la foglia, a volte no. Adesso è asciutto. Adesso creo della glicine fiorita sulla passerella di Varenna. Dipingere all'aperto è sicuramente più bello, e il lavoro resta molto molto più reale, più simile al vero, nei colori e nell'atmosfera che si crea. Però in mancanza di d'altro si lavora nello studio. Quando c'è brutto tempo. Esatto, quando fa freddo freddo. È sempre affascinante vedere un pittore all'opera, all'aperto. Ah sì, no, adesso appena si fa un po' meno rigido si esce, poi mi porterò con me delle allieve, perché io do delle lezioni private sempre d'acquarello e poi organizzo anche dei corsi, come c'è appena stato un corso qui a Varenna presso la sede dell'Associazione Scanagatta, che è un'associazione molto conosciuta nel sul territorio culturale, e io offro la mia disponibilità. Poi con loro usciremo appena fa bello, andremo in Villa Monastero o sulla riva di Varenna a dipingere all'aperto, che è sempre molto affascinante, emozionante. Adesso faccio un po' di sfondo di montagna. Diciamo, ho come soggetto preferito i fiori, che qui ce ne sono alcuni, sì. Però anche, cioè, il paesaggio naturalmente mi ha affascinato da sempre e non posso non fare il paesaggio, anche perché i turisti entrano il ricordo di Varenna. Esatto, cercano qualcosa di Varenna. Allora, qualche soggetto di Varenna c'è sempre, o anche a altri paesi del lago, tipo Bellagio.
devo seguire proprio. Mm. Per le onde che prende un po' la carta. Ma si può bagnare quando è asciutto, si bagna un po' sotto, dietro, e si lascia piatto quando si asciuga, bello dritto. A Monza, che era il negozio di fotografo, e mi piaceva anche. Però poi ho cominciato a fare delle mostre a Milano, con dei gruppi di Milano, e poi via Bagutta, ho fatto per anni via Bagutta, e poi ho fatto mostre un po' in tutta Italia, anche in Germania. In Germania ho fatto due personali da un'amica che aveva una galleria in un antico mulino, molto bello. Poi un po' tutta l'Italia, Italia del Nord, anche a Urbino ho fatto la personale. Non è in programma prossimamente? No, ho fatto l'anno scorso, due anni fa, a Corenno Plinio, lì proprio nella saletta della chiesa lì, e mi hanno chiesto ancora, però non so se voglio ancora di comincia a essere faticoso per me. Allora, non so. Bene, sull'inquadratura dell'ultimo lavoro che ha fatto. Ci salutiamo e ci vediamo prossimamente. Va bene. Grazie mille. Grazie. Arrivederci. Grazie a voi.